Buongiorno, buongiorno a tutti. Prima di iniziare, permettetemi di ringraziare i curatori del seminario per avermi invitato e dunque per avermi dato la possibilità di cimentarmi con un tema importantissimo, che di fatto è la vera palestra dello storico dell'arte e nel quale davvero entro in punta di piedi. E questa mattina vorrei proporvi alcuni spunti di riflessione sul ruolo che Carlo Ridolfi e Marco Boschini hanno avuto nello sviluppo del fenomeno della connoisseurship nel Seicento, ma anche nella costruzione di un lessico specifico della disciplina. Data l'ampiezza dell'argomento, come potete immaginare, vi limiterò a esporre i casi di Giorgione e Tiziano e le vicende attributive di alcuni celebri dipinti, alternativamente assegnati al primo o al secondo artista, così come si incrociano nelle due fonti. Il taglio seminariale di queste giornate rende necessaria, a mio avviso, una premessa che permetta di contestualizzare il problema in termini storiografici. E mi scuso se nella prima parte troverete forse qualche ripetizione di quello che ieri ci ha illustrato Linda Boreana, ma mi sembra necessario, proprio per capire il confronto tra le due fonti, riprendere il filo del discorso. Anch'io mi proverò nella lettura di alcuni versi di Boschini, ma avete anche voi una fotocopia con tutti i testi. Sono veramente versi molto molto noti che probabilmente avrete già incontrato nei vostri studi e quindi poi magari a casa potrete continuare a meditarvi sopra. Il tema affonda le sue radici agli inizi del secolo scorso, quando l'indagine critica intorno al XVII secolo stava portando ad una conoscenza e ad una valutazione nuova dei fenomeni dei protagonisti di questa epoca, unita dunque a un fiorire delle edizioni critiche di fonti. Contemporaneamente, un filone di nuovi studi si stava prodigando nella riscoperta della critica d'arte veneziana cinquecentesca e seicentesca, stimolata anche dalle ricerche in corso sul manierismo e il suo innesto in terra veneta ad opera di Tiziano, Pordenone e soprattutto di Jacopo Tintoretto. Mi riferisco in particolare alla riscoperta che a tali argomenti diede la scuola viennese, alle ricerche di Gustav Ludig nell'archivio di Stato di Venezia, ai contributi pionieristici di Todd e Vonnegut dedicati a Robusti. Non sarà un caso allora che proprio nello stesso momento si assista ad un crescendo di interesse verso l'opera di Ridolfi e Boschini, per i quali Tintoretto ha rappresentato la chiave di volta della pittura veneziana del Cinquecento. Basti ricordare che nel 1914 usciva la prima parte delle Meraviglie dell'arte di Carlo Ridolfi a cura di Vonnegut, la seconda verrà pubblicata poi nel 1924. Mentre in Italia tre giovani studiose si stavano prodigando nella riscoperta degli scritti di Marco Boschini. Mary Pittaluga, poi autrice della vera e propria prima monografia italiana dedicata a Tintoretto, Lucia Lopresti alias Anna Banti e Anna Tositti, poi Pallucchini, curatrice dell'edizione moderna della Carta del Navegare Pittoresco di Boschini, a cui ancora oggi ci riferiamo, pubblicata nel 1966. È opinione comune che Carlo Ridolfi e Marco Boschini rappresentino i due maggiori critici veneziani del Seicento e i loro scritti fonti privilegiate per la conoscenza della pittura veneziana tra XVI e XVII secolo. Il primo, autore delle Meraviglie dell'arte, ovvero Le vite degli illustri pittori veneti e dello Stato, licenziate in due tomi nel 1648, ma precedute dalle vite di Tintoretto e Paolo Veronese, pubblicati in fascicoli separati rispettivamente nel 1642 e nel 1646, è il cronista meticoloso, leggo il primo brano, l'annotatore fedele, almeno nelle intenzioni della pittura del suo tempo, e soprattutto e pertanto in questi limiti attendibile e utilissimo, volto anche per una certa ambizione di compiutezza storica all'indietro in una ricerca, ma frettolosa e sbadata, di notizie sui pittori antichi. Il suo gusto personale, non tanto per scrupolo di imparzialità quanto per scarsità di vibrazione interiore, per mancanza di interessi teoretici, resta nell'ombra. Questo il profilo tracciato da Luigi Coletti in un contributo del 1954,
dove lo studioso appare ancora combattuto fra il riconoscimento di un oggettivo valore della fonte per la raccolta di notizie sui pittori, sulle opere e le collezioni veneziane, e forti perplessità in merito alle reali capacità di discernimento critico dello scrittore, che più avanti definisce un freddo e dignitoso accademico che non si compromette con giudizi arrischiati, sfogandosi coi soliti luoghi comuni della vera carne, del vivo naturale, dell'arte mista a natura, del misto casuale di tinte. Un giudizio particolarmente severo, che ha finito per radicarsi negli studi fino a tempi più recenti, quando si registra invece qualche occasione di riscatto, anche intorno al tema, ma noto ancora, della sua attività di pittore. Lo stile di Ridolfi insiste sulla linea dell'approccio inventariale di Marcantonio Michieli, incrociato con la struttura biografica delle vite di Vasari, del quale finì suo malgrado per diventare il massimo divulgatore in terra veneta. Il secondo, Marco Boschini, come ci ha introdotto bene ieri Linda Boreanaz, l'autore della Carta del Navegare Pittoresco, vasto poema dilettale, pubblicato nel 1660 con una dedica all'arciduca d'Austria Leopoldo Guglielmo, vero e proprio divoratore di pittura veneziana. Scritto sotto forma di dialogo tra un senatore veneziano dilettante di pittura e un professore di pittura, è diviso in 8 venti. Boschini è anche l'autore della Guida alle miniere della pittura, apparsa nel 1664, aggiornata 10 anni dopo con il titolo Le ricche miniere della pittura veneziana, opera questa volta in prosa, dove la posizione critica è concepita in maniera più tecnica e pratica, con una interessantissima premessa intitolata Breve istruzione, che contiene le biografie dei principali artisti veneziani. Mentre nel 1677 pubblicò i gioielli pittoreschi, virtuoso ornamento della città di Venezia, cioè l'indice di tutte le pitture pubbliche della stessa città. Fu pittore, dilettante e incisore di buon livello. Leggo il secondo brano, tipicamente barocco per la ridondanza, l'irruenza, l'artificio, il capriccio, l'improvvisazione, anche teoricamente approvati e lodati, e perciò gonfio, prolisso, talvolta contraddittorio, spesso sciatto, eppure d'altro canto ricchissimo di idee originali, ferrato anche di cultura, capace di talora di comporre quartine perfette, di creare inesauribilmente immagini nitidissime, efficacissime, che scoppiano, s'accendono, si inseguono nella notte come razzi di un prodigioso finale pirotecnico. Questo è il profilo che invece dava Coletti nello stesso articolo. Con la Carta del Navegare Pittoresco, Boschini abbandona la tradizione delle vite dei pittori e concentra la sua attenzione in gran parte sullo stile. Due cose, infatti, sono necessarie: l'intenditore d'arte, lo abbiamo ascoltato ieri, il brano numero 3. La prima, che è la più essenziale, è dunque il saper intendere il buono e distinguere dal non buono. La seconda è il conoscere, per così dire, il carattere degli autori, cioè dire la maniera dell'operare. Questo, pertanto, scrive Boschini, può credersi in qualche parte meno difficile, essendo il carattere del dipingere come appunto il carattere dello scrivere. E come si prende pratica di chi scrive, così appunto si può prendersi pratica di chi dipinge. Attraverso questo paragone tra pittura e scrittura, con cui si apre la breve istruzione delle ricche miniere, Boschini offriva al lettore contemporaneo un'efficace spiegazione dell'origine letteraria del termine stile, così confacente alle teorie umanistiche dell'ultpittura poesis dominanti nell'epoca, anticipando di oltre un secolo le considerazioni espresse dall'abate Luigi Lanzi intorno allo stesso concetto, e sulle quali la moderna pratica della conoscerci ha gettato le proprie fondamenta. La natura, scrive Lanzi, per sicurezza della società civile, dà a ciascuno nello scrivere un girar di penna che difficilmente può contraffarsi o confondersi del tutto con altro scritto. Una mano avvezza a muoversi in una data maniera tiene sempre quella. Scrivendo in vecchiaia diviene più lenta, più trascurata, più pesante, ma non cangia affatto carattere. Così è in dipingere. Ogni pittore non si discerne solo da questo, che in uno si nota un pennello pieno, in un altro un pennello secco, il far di questi a tinte mite, di quello è a tocco, e chi posa il colore in un modo e chi in un altro, ma in ciò medesimo che a tanti è comune, ciascuno ha di proprio un andamento di mani, un giro di pennello, un segnar di linee più o meno curve, più o meno franche, più o meno studiate, che è proprio il suo.
Boschini era un entusiasta convinto della vitalità della maniera veneziana, così da inserirsi nella corrente di lezioni alle Vite di Vasari, iniziata già nel Cinquecento in Campovento da Ludovico Dolce, con il dialogo della pittura intitolato L'Aretino del 1557. Lui è Lui è lontano lontano dalla dalla concezione di una concezione di una storia storia della della pittura pittura basata basata su su un un principio principio evoluzionistico evoluzionistico quasi quasi fatale, fatale, ed ed è è preoccupato preoccupato soprattutto soprattutto di di esaltare esaltare la la pittura pittura veneziana veneziana che che sente sente ancora ancora viva, viva, un'efficiente un'efficiente realtà realtà a a cavallo cavallo tra tra tradizione tradizione e e rinnovamento rinnovamento naturalistico. naturalistico. Rivitalizzata Rivitalizzata da da quella quella generazione generazione di di pittori, pittori, rinominata rinominata da da lui lui stesso stesso delle delle sette sette maniere. maniere. Al Al contrario, contrario, per per Ridolfi, Ridolfi, l'epoca l'epoca felice felice della della pittura pittura veneziana veneziana si si era era conclusa conclusa con con Palma Palma e e con con il il venire venire meno meno dei dei pittori pittori tardomanieristi e tardomanieristi e epigoni epigoni tiziani, tiziani, Tintoretto, Tintoretto, Bassano Bassano e e Veronese. Veronese. Scrive Scrive Ridolfi: Ridolfi: nel nel cadere cadere infine infine del del Palma Palma diede diede anche anche un un grave grave crollo crollo alla alla pittura, pittura, essendo essendo mancato mancato dopo dopo di di lui lui il il buon buon gusto gusto della della maniera maniera veneziana. veneziana. La La stessa stessa nostalgica nostalgica consapevolezza consapevolezza accompagna accompagna il il finale finale della della vita vita di di Domenico Domenico Tintoretto, Tintoretto, ultimo ultimo nome nome della della famiglia famiglia gloriosa gloriosa dei dei Tintoretto, Tintoretto, il il quale quale era era stato stato amico amico e e datore datore delle delle informazioni informazioni per per la la stesura stesura della della vita vita del del padre. padre. La La carta carta dunque dunque è è la la difesa difesa e al e al tempo tempo stesso stesso l'esaltazione l'esaltazione della della pittura pittura veneziana, veneziana, scrive scrive Rodolfo Rodolfo Pallucchini, Pallucchini, non non sentita sentita come come entità entità astratta, astratta, ma ma rivissuta rivissuta nella nella realtà realtà espressiva, espressiva, cioè cioè nella nella ben ben individuata individuata forma forma pittorica pittorica dei dei suoi suoi protagonisti protagonisti e e in in special special modo modo dei dei cinque cinque grandi grandi maestri maestri del del Cinquecento: Cinquecento: Giorgione, Giorgione, Tiziano, Tiziano, Tintoretto, Tintoretto, Veronese Veronese e e Bassano. Bassano. La La sua sua sensibilità sensibilità seicentesca seicentesca e e barocca barocca portano portano Boschini Boschini ad ad intendere intendere la la vitalità vitalità del del colorismo colorismo di di questi questi maestri maestri senza senza dimenticare dimenticare che che il il disegno è disegno è fondamento fondamento della della pittura, pittura, ma ma che che il il colore colore a a dare dare vita vita al al disegno, disegno, temporalizzandone temporalizzandone l'azione. l'azione. Da Da qui qui la la superiorità superiorità della della tecnica tecnica espressiva espressiva dei dei veneziani, veneziani, cioè cioè la la macchia, macchia, che è che è al al tempo tempo stesso stesso maniera, maniera, magistralmente magistralmente rievocata rievocata in in un un passaggio passaggio delle delle ricche ricche miniere. miniere. Il Il pittore, pittore, si si intende intende il il pittore pittore veneziano, veneziano, forma forma senza senza forma, forma, anzi, anzi, con con forma forma di di forme, forme, la la vera vera formalità formalità in in apparenza. apparenza. E E chi chi di di questo questo soprannaturale soprannaturale intendimento intendimento ne ne volesse volesse un un piccolo piccolo assaggio, assaggio, osservi osservi il il corpo corpo morto morto disteso disteso in in terra terra coi coi piedi piedi innanzi innanzi della della scuola scuola di di San San Marco, Marco, ove ove Tintoretto Tintoretto rappresenta rappresenta l'invenzione l'invenzione del del corpo corpo del del medesimo medesimo santo. santo. A A differenza differenza di di Ridolfi, Ridolfi, la la critica critica non non ha ha mai mai faticato faticato a a riconoscere riconoscere a a Boschini Boschini una una singolare singolare acutezza acutezza critica critica e e sensibilità sensibilità estrosa estrosa che che lo lo identificano identificano come come uno uno dei dei migliori migliori interpreti interpreti della della pittura pittura del del suo suo tempo. tempo. Basterà Basterà ricordare ricordare che che se se Venturi Venturi gli gli attribuisce attribuisce il il ruolo ruolo di di iniziatore iniziatore della della critica critica d'arte d'arte moderna, moderna, Longhi Longhi lo lo definisce definisce il il più più grande grande fra fra i i critici critici del del Seicento. Seicento. Boschini, Boschini, scrive scrive Longhi, Longhi, condensa condensa in in un un unico unico atto atto critica critica e e storia. storia. Nel Nel pieno pieno della della decadenza decadenza circostante, circostante, egli egli riesce riesce a a un un recupero recupero meraviglioso meraviglioso della della grande grande pittura pittura veneziana veneziana di di un un secolo secolo innanzi. innanzi. E E se se egli egli riesce, riesce, non non per per forza forza di di teorie teorie che che anzi anzi ha ha debolissime, debolissime, ma ma per per via via immediata, immediata, sempre sempre accanto accanto all'opera, all'opera, sul sul tondo tondo dell'arte. dell'arte. Il Il brano brano è è tratto tratto da da prose prose per per una una critica critica d'arte d'arte del del 1950. 1950. Una Una riflessione riflessione maturata maturata all'indomani all'indomani della della mostra mostra dei dei 5 secoli5 secoli di di pittura pittura veneta veneta allestita allestita nelle nelle sale sale delle delle preparatorie preparatorie nuove nuove di di Piazza Piazza San San Marco Marco nel nel 1945 1945 da da Rodolfo Rodolfo Pallucchini Pallucchini e e altri altri studiosi, studiosi, e e dalla dalla quale quale l'anno l'anno dopo dopo nacque nacque il il famoso famoso viatico viatico per per 5 secoli5 secoli di di pittura pittura veneziana, veneziana, una una sorta sorta di di vademecum vademecum legato legato al al filo filo delle delle opere opere che che vi vi erano erano esposte. esposte. Carta Carta alla alla mano, mano, Longhi Longhi attraversa attraversa le le sale sale della della mostra mostra riportando riportando di di volta volta in in volta volta i i versi versi di di Boschini, Boschini, che che gli gli permettono permettono di di integrare integrare molti molti dei dei suoi suoi argomenti, argomenti, a a cominciare cominciare dalla dalla colorita colorita felicità felicità tizianesca, tizianesca, incolpevolmente incolpevolmente pagana, pagana, scrive scrive Longhi, Longhi, della della paletta paletta con con San San Marco Marco e e Quattro Quattro Santi, Santi, oggi oggi nella nella sacrestia sacrestia di di Santa Santa Maria Maria della della Salute, Salute, ma ma originariamente originariamente destinata destinata alla alla distretta distretta chiesa chiesa di di Santo Santo Spirito Spirito in in Isola. Isola. E E dare dare conto conto anche anche della della puerile puerile gioia gioia dei dei colori colori nei nei santi santi in in basso, basso, in in relazione relazione allo allo straordinario straordinario evento evento tonale tonale che che si si sta sta verificando verificando nel nel San San Marco Marco in in trono, trono, attraversato attraversato dall'ombra. dall'ombra. Là Là in in alto, alto, quella quella miola miola battimenta, battimenta, quella quella nuvola nuvola colpisce colpisce con con tal tal grazia grazia la la testa testa di di quel quel santo. santo. Canzi Canzi l'alfare l'alfare splendere splendere tutto tutto quanto, quanto, e e in in artificio artificio eccelso eccelso la la sustenta. sustenta. Per Per proseguire proseguire poi poi con con lo lo stupendo stupendo distico, distico, scrive scrive Longhi, Longhi, grave grave come come un un inno inno sacro sacro del del Manzoni, Manzoni, che che chiude chiude il il passo passo sul sul perduto perduto San San Pietro Pietro martire martire della della Basilica Basilica dei dei Santi Santi Giovanni Giovanni e e Paolo, Paolo,
licenziato dal maestro nel 1530. Gloria, divinità, terror, delitto, e in sito naturale chi fuse teme. Longhi riconosce a Boschini anche il merito di non essere sfuggita alla cosiddetta crisi manieristica di Tiziano, definizione coniata da Luigi Coletti e normalizzata nel celebre contributo apparso sul Convivio nel 1941. Un quarto di secolo che fino al 1545 aveva visto il maestro lottare contro i demoni etruschi che salivano da ogni parte verso Venezia, scrive Longhi, e che la mostra veneziana non aveva potuto affrontare. Una crisi definita provvidenziale da Pallucchini, visto il risultato delle opere, che raggiunse il suo apice in opere quali l'Incoronazione di spine del Louvre, che vediamo qui, quadro destinato alla Milano spagnola del Marchese del Vasto Alfonso Davalos, più precisamente alla Cappella della Confraternita della Santa Corona in Santa Maria delle Grazie, oppure Nei tre soffitti di Santo Spirito in Isola, Caino Abele, Il sacrificio di Isacco e Davide e Golia, qui vediamo il Caino Abele, anch'essi trasferiti nella Sacrestia della Salute, e di cui Boschini si fa primo banditore. Questo è disegno, questo è colorito, questo sei naturale, questa è maniera. Oh, che bei contornoni, oh, che gran forme, che movimenti di scurso vivi e fieri. Lodi, di fronte alle quali Longhi rimaneva freddo, ma che giustificava in virtù del fatto che in quegli scorci arditi, in quelle pose sporciate, così come le aveva rinominate Pino nel 48, dai contorni insolitamente disegnati, la sensibilità barocca di Boschini gli vedeva un preludio della timidezza dell'amato Tintoretto, pittore di sfregazzi e sfregazzoni, praticò di mano, nel senso migliore del termine si intende per Boschini. Era solo un accenno dell'impietosa stroncatura con cui lo studioso, qualche pagina più innanzi, avrebbe affrontato la stanza dedicata a Robusti, in particolare quando si troverà di fronte alla cattura di San Rocco durante la battaglia di Montpellier, uno dei quattro teeri che decorano le pareti dell'abside della chiesa di San Rocco. Un'opera caratterizzata da potenti scursi, rimai, quindi aggiustati dal storto al dreto, da figure di vivace brillio, dei lumi, dei berlumi e dei splendori, cose che incanta e che rapisse i cuori. Uno scatenamento di luci tipico della maturità dell'artista, che tuttavia, gli afferma Longhi, nulla possono a confronto dell'ingioiellata pittura di un Jacopo Passano, quei colpi, quelle macchie, quelle botte, che stimo preziose pietre fine, perle, rubini, smeraldi e turchini, diamanti che resplende fino alla notte. I versi rimandano al passo dedicato all'adorazione dei pastori di Jacopo Passano nella Basilica di Basilica di San Giorgio Maggiore, chiesa amatissima da Boschini, dove la cultura figurativa veneziana aveva giocato l'ultima partita con il Rinascimento, e Tintoretto e Passano avevano proprio ceduto il testimone ai loro eredi. La lunga descrizione, tutta orientata sull'inganno dell'occhio prodotto dalla meditazione notturna in cui sfavillano lumi naturali, soprannaturali e artificiali, è un vero e proprio manifesto della posizione estetica dell'autore, così convintamente allineato alle tendenze della moderna pittura veneziana e contemporaneamente la risposta più sonora alla vulgata vasariana sui pittori venditi. Leggo il brano 9. Sta pala, de Giacomo Passan, fatura eletta, le è una lumiera nobile e perfetta, che fa l'occhio svolato come farfalla. Questi e questi regazzoni che confonde tutte le intelligenze di questo mondo. Questi colori di un saper profondo, che fa le cose del rilievo e tonde. Vedela là quel Dio come l'è fatto, quella sì che è l'immagine divina, tutta dei colpi e tutta la dottrina. Né che è un contorno, un'ombra, un segno, un tratto, se vede che si muove e che le vivo. In debita distanza fa il suo effetto, dalla giusta distanza fa il suo effetto. La si vede il nobile artificio del pennello veneziano, che l'occhio inganna, e da diletto in proporzione lontana, quindi riesce ad essere goduta meglio da lontano. Quella se notte, no, quello se giorno, quello se giorno, no, quello se fiamma. Questa è quella maniera veneziana che fa svolare la fame in ogni banda. Così vuole essere fatta la pittura, la vuole essere da seno, realtà, e non dipinta. Quanto più franca la rappresenta, tanto più viva per quella fatura. Questo sia un tocco d'oro puro e netto,
Questa è una gioia infinita senza tare. E il mondo tutto da sti autori impara. Signor Vasari, non l'abbia dispetto. Quindi, signor Vasari, non la prenda come un dispetto. La lunga è, Frassis, come avrete capito, come abbiamo ascoltato ieri da Morandotti, nasce in seno alla polemica innescata dalla celeberrima descrizione dell'ultima maniera di Tiziano tramandata da Vasari nella biografia del 1568, maturata dal biografo dopo la visita alla bottega del maestro veneziano compiuta nel 1566. Con buona pace di Boschini, campanilista fino al midollo, il brano inquisito ha avuto il merito di tramandare ai posteri quella che appare ancora oggi una delle più convincenti descrizioni dello stile estremo di Tiziano, quello definito, a partire da Vasari, appunto, pittura di macchia, e da cui nemmeno Boschini, così come Ridolfi, rimase indenne. Brano 11. Ma è ben vero che il modo di fare che tenga in queste ultime è assai differente dal fare suo giovane, con ciò sia che le prime sono condotte con una certa finezza e diligenza incredibile, e da essere vendute da presso e da lontano. E queste ultime condotte di colpi tirate via di grosso e con macchie di maniera che da presso non si possono vedere, e di lontano appariscono perfette. Così va a sapere. Nella breve istruzione delle ricche miniere vediamo Boschini tornare su questi concetti, corretto e frenato da una maggiore esperienza rispetto alla carta. Lui condensa il succo delle lunghe sue appassionate osservazioni sull'ultima maniera di Tiziano, spesso polemiche, e le rassoda in una forma schematica ma altrettanto efficace, capace di mettere in risalto le sue doti di conoscitore ed esperto di tecniche pittoriche. Mi diceva Palma il Giovane che questo Tiziano abbozzava i suoi quadri con una tal massa di colori che servivano, come dire, per fare da letto, a base alle espressioni, che sopra poi doveva fabbricare, e ne ho veduti anch'io dei colpi risoluti, con pennellate massicce di colori, alle volte per uno striscio di terra rossa schietta, e gli serviva, come a dire, per mezza tinta, alle volte con una pennellata di bianca, con lo stesso pennello, tinto di rosso, di nero, di giallo, formava il rilievo d'un chiaro, e con queste massime di dottrina faceva comparire, in quattro pennellate, la promessa di una rara figura. E dunque questa la fase che Boschini apprezza maggiormente di Tiziano e che in qualche modo, forse, gli impegnerà un'altrettanta capacità di giudizio nel discernere la fase ultima di Giorgione da quella giovanile dell'allievo, come vedremo, sicché il più delle volte dovrà fidarsi alle notizie tramandate da Ridolfi, a copie o a giudizi di colleghi, in particolare il pittore vicentino, Pietro della Vecchia, detto della Vecchia per la sua abilità nell'imitare e nel risarcire vecchie pitture. A lui, per esempio, si deve un restauro della bara di Castelfranco risalente al 1674. Già ampiamente celebrato nella carta come scimmia di Giorgione, nelle ricche miniere ebbe l'onore di condividere la biografia del maestro di Castelfranco. A gloria di Giorgione, di Pietro Vecchia, pittore vivente veneziano e intelligenza dei dilettanti, devo dire che abbino l'occhio a questo Vecchia, perché incontreranno tratti di questo pennello trasformati nelle giorgionesche forme, in modo che resteranno ambigui se siano parti di Giorgione o imitazioni di quello. A lui si devono figure come il guerriero che sguaina una spada, di cui vi mostro qui l'esemplare conservato a Vienna, che ricalca le mitiche figure di Giorgione descritte da Boschini. Figure gravi, maestose, riguardevoli, con berrettoni in capo, ornati di bizzarre pennacchiere, vestiti all'antica, con camicie che si veggono sotto a giupponi, e questi trinciati, con maniche a buffi. Anche Ridolfi, più delle volte, sembra proporre le sue attribuzioni non sulla base di una lettura stilistica filologica, bensì attraverso le informazioni tramandate dalle fonti, o per sentito dire, e le connotazioni iconografiche tipiche dell'autore. Riscontri che non aiutano affatto a distinguere tra originali e copie, tra originali e falsi, men che meno tra la maniera di Giorgione e quella di Tiziano, in un momento così delicato come quello attraversato dai due pittori nel primo decennio del Cinquecento e subito dopo la morte del primo, quando molti dipinti rimasero incompiuti e completati da Tiziano. Lo stesso Ridolfi, all'inizio della biografia tizianesca, ammette la sua difficoltà nel riconoscere la mano del maestro di Castelfranco da quella di Tiziano, trasformatosi in guisa nella maniera di Giorgione, che non scorgevasi tra quelli differenza alcuna.
Quindi è che molti ritratti vengono confusamente tenuti senza distinzione, or dell'uno, or dell'altro. Tuttavia, Ridolfi accresce a dismisura il catalogo giorgionesco rispetto a quello vasariano e la caratterizzazione dello stile appare ben individuata. Giorgio fu senza dubbio il primo che mostrasse la buona strada del dipingere, approssimandosi con le mischie dei suoi colori ad esprimere con facilità le cose della natura, poiché il punto di questo affare consiste nel ritrovare un modo facile e non stentato, celandosi quanto più si può le difficoltà che si provano nell'operare. Quindi è che nelle mischie delle carni di questo ingegnoso pittore non appaiono le innumerevoli tinte di bigio, di arancio, d'azzurro e di siffatti colori, che si accostumano a inserirvi da alcuni moderni, che si credono, con tali modi, toccare la cima dell'arte. Anche Boschini riconosce al maestro di Castelfranco il merito di aver rinnovato il corso della pittura veneziana, ma pur discreditare l'autorevolezza vasariana, disconosce il legame con la lezione dello sfumato leonardesco, così brillantemente individuato dal biografo toscano in apertura della terza parte delle Vite. Scrive Boschini: «Dove il Vinci se stanno, se sta mai Sorzoni, nel Vinci dove sta Sorzoni». Per dirla con Lucia Lopresti, di fronte alla pittura di Giorgione, Boschini sente di essere in vista del proprio orizzonte, sente insomma l'avvento della gloriosa stagione tizianesca. Poche parole tratte dal medaglione biografico contenuto nelle ricche miniere bastano per farci giungere al cuore del suo processo creativo, brano numero 16. Nel colorito trovò poi quell'impasto di pennello morbido che nel tempo addietro non fu, e bisogna confessare che quelle sue pennellate sono tanta carne mista col sangue, ma con maniera così pastosa e facile che più non può dirsi finzione pittoresca, ma verità naturale, perché nel sfumare degli intorni, che anche il naturale si abbaglia, nel collocare chiari e mezze tinte, nel rosseggiare, abbassare, raccrescere di macchie, fece un'armonia così simpatica e verifica. E su questo simpatica ci sarebbe davvero da fare una ricerca sul vero significato che Boschini voleva dare a questo termine. Come sottolineato da Enrico Maria dal Pozzolo più volte, per Boschini Giorgione è riconoscibile dal formidabile illusionismo ottico-naturalistico, nonché dall'adozione di forme solenni e monumentali, energiche, come una specie di Ercole maestoso, grave e sodo, come lo definisce Boschini nel 28° della carta. Un giudizio ai nostri occhi quantomeno bizzarro per Giorgione, che meglio si adatta a descrivere l'irruenza naturalistica di un Palma il Vecchio o di un Tiziano all'altezza del ritratto di giovane donna del Consistorisches Museum di Vienna, meglio noto come il ritratto di Violante, la presunta figlia di Palma che fu amata da Tiziano. Tuttavia non bisogna dimenticare che anche il profilo restituito da Vasari, e qui i debiti di Boschini, ma anche di Ridolfi con Vasari aumentano, nelle due edizioni delle Vite era legato a una grandezza morale di forma e contenuto, ovvero imponenza di stazza e forte personalità, riconoscibili già nell'autoritratto ufficiale in veste di Davide e nel nome stesso, Giorgio, dalle fattezze della persona e della grandezza dell'animo, chiamato poi col nome di Giorgione, scrive Vasari. La tavola viennese, proveniente dalla collezione di Bartolomeo della Nave, nel 600 fu attribuita a Palma il Vecchio proprio da Ridolfi e Boschini. Restituita alla paternità tizianesca da Roberto Longhi negli anni 20 del secolo scorso, fa parte dello stupendo gruppo di belle e eroine classiche con cui Catalino segna un distacco definitivo dal timido naturalismo del maestro di Castelfranco. D'altra parte, anche la valutazione che Boschini dà di Palma il Vecchio nella carta è una valutazione essenzialmente naturalistica, legata al magistero tizianesco, che viene ribadita con nuovi argomenti nelle ricche miniere. Questo singolare pittore ha avuto un tocco di pennello d'esquisita finezza, unito a morbidezza di colorito, di vera carne naturale, che si può dire con verità che ognuno abbia unita la diligenza e la tenerezza come egli, che fu unico maestro. Poiché se prima di lui ve ne furono i dirigenti, insiste molto su questo termine, non furono però così teneri, e se altri dopo di lui, così pastosi, non così diligenti ed accurati. Questo ancora fu molto consimile a Giorgione, a Tiziano e a Pordenone. Ma torniamo per un attimo sulla Violante di Vienna,
L'intavolatura cromatica del dipinto è dilatata dalla vitalità della figura, dalla sua singolare presenza fisica, dal disporsi sul primo piano di fianco, con un taglio che intende offrire la superficie più vasta al colore. Non appena ci proverà Palma il vecchio, e qui vi mostro la Dame in Blu del Consistorisches Museum di Vienna, proveniente anch'essa dalla collezione di Bartolomeo della Nave, a prevalere sarà piuttosto il calcolo artigianale degli elementi formali e iconografici, forse quella diligenza di cui parlava proprio Boschini, l'imbastitura ordinata dei piani, la collocazione in uno spazio definito che inquarta la figura tra luce e ombra. Tali aspetti connotano la vicenda attributiva di un altro celebre dipinto conservato nello stesso museo di Vienna, il cosiddetto Bravo, non a caso scelto come icona di questo seminario. Oggi ritenuto del giovane Tiziano, ma allora considerato di Giorgione. Così lo descrive Ridolfi nella Vita del Maestro di Castelfranco. Si videro ancora a Venezia due mezze figure. L'una rappresentava Celio Plotino assalito da Claudio, che lo afferrava per il collare del giubbone, tenendo l'altra mano a fianco sopra il pugnale, e nel volto di quel giovinetto appariva il timore e l'impietà nell'assalitore, che finalmente rimase da Plotino ucciso. La notizia è tradotta in versi da Boschini, il quale però inverte la mano destra con la sinistra dell'aggressore, e poi anche nelle Ricche Minere, con un accento insistente sulla resa naturalistica dello stato d'animo della vittima e dei lustri del corsaletto di acciaio brunito. Quanto sia naturale dirlo non posso. Probabilmente Boschini non ebbe modo di vedere l'originale che nel momento in cui scriveva si trovava già nella galleria dell'arciduca Leopoldo Guglielmo d'Austria, come si vede nel dipinto di Teniers il Giovane, rappresentante la galleria di Leopoldo Guglielmo a Bruxelles. Lo vediamo in fondo, qui nella, no, in basso, a fianco alla Violante. Certamente fu in grado di vedere le copie che circolavano a Venezia, tra cui una del pittore padovano Alessandro Varotari, detto Padovanino, di cui dà notizia lo stesso Boschini nella carta, ma non più rintracciabile, o quella realizzata da Pietro Della Vecchia, oggi alla Galleria Doria Pamphili di Roma, molto più vicina alla descrizione boschiniana che non all'originale. Della Vecchia, infatti, allarga il campo visivo della scena per enfatizzare l'aspetto mimico del prototipo tizianesco e rimarcare così la contrapposizione tra l'aggredito reso più scosso e il sicario, il cui profilo perduto nell'ombra sembra davvero quello di un bravo manzoniano. Scorro velocemente altri due casi che si incrociano fra le fonti di Boschini e Ridolfi. Tra le varie opere discusse tra questi due artisti, una delle più famose è sicuramente il concerto di religiosi, come lo chiama Boschini, di Palazzo Pitti a Firenze, proveniente dalla casa veneziana di Paolo del Sera, e nel 1654 trasferito nella collezione di Leopoldo de' Medici. Considerato di Giorgione da Ridolfi e Boschini, il dipinto venne rivendicato a Tiziano dal Morelli. I dubbi in proposito sono stati sciolti dalla critica successiva, tranne forse per la figura di sinistra, il giovane dal cappello piumato che Gronau, al di là del cattivo stato di conservazione, riteneva la più antica. Come sottolineato da Rodolfo Pallucchini, in questo dipinto troviamo un momento psicologico di carattere ancora giorgionesco, ribadito dalla tematica neoplatonica. Tuttavia, la figura del monaco centrale, contenuta in una massa triangolare, spicca sulle altre per l'intensità spirituale del volto che si volge all'indietro verso l'altro monaco. Il modo energico col quale è costruito il viso, modellato nella luce, la striscia del colletto, ottenuta con una pennellata unica a corpo, le mani nervose, sono caratteri indiscutibilmente tizianeschi. Altro caso è quello del Cristo portacroce col manigoldo, immagine miracolosa proveniente dalla chiesa veneziana di San Rocco, per la quale i due veneziani, quindi Boschini e Ridolfi, tengono per buona la notizia fornita da Vasari nella seconda edizione della biografia di Tiziano del 1568, che lo rivendica al Cadolino. Ma vorrei, ora per concludere, andare avanti verso il finale, mostrarvi il caso forse più singolare legato al tema che stiamo affrontando, il Cristo morto del Monte di Pietà di Treviso, attualmente di proprietà della Fondazione Cassamacco, dipinto che, come scrisse Roberto Longhi, è diventato un famoso rompicapo della critica.
Il primo ad attribuire il dipinto a Giorgione fu proprio Ridolfi, che vi scorgeva un elaborato disegno di un colorito così pastoso che parla di carne. Il dipinto suscitò anche gli entusiasmi manieristici di Boschini, secondo il quale, addirittura, per vedere la dottrina del Zorzon, valeva la pena andare fino a Treviso per vedere il Cristo morto, di cui apprezzava soprattutto il puttino in scurzo che entra nel sarcofago a raccogliere il drappo mortuario. Else tutto dal quadro distaccato, è tutto distaccato dal quadro. Evidente che il gusto barocco di Ridolfi e di Boschini in particolare, basato su una visione storica corrotta ormai dalle dispersioni dei dipinti originali, dalla condiscendenza alla costruzione del mito dell'artista e non ultimi dagli interessi legati al mercato dell'arte, come abbiamo visto ieri, aveva ormai deformato la visione neoellenica o arcadica di Giorgione. La stessa ammirazione per il putto esclusivamente proiettato in scorcio sul piano è il segno di un lievito manierista, come lo definisce Anna Pallucchini, che nega qualsiasi possibilità di collocare il dipinto entro il 1510. La compresenza esplicita di derivazioni pordenonesche e tizianesche accanto ad una indubbia matrice giorgionesca ha indotto la critica ad avanzare per questo dipinto varie proposte attributive, a partire da Cavalcaselle, che nel 1871 lo assegnava a Pordenone. Spetta invece al Gamba, nel 1925, aver avanzato il nome di Sebastiano Florigerio, pittore formatosi probabilmente in Friuli, nella bottega di Pellegrino da San Daniele, rilanciato poi nel 1928 da Adolfo Venturi. Nel mezzo Roberto Longhi proponeva un'attribuzione a Gianfrancesco Bembo, salvo poi tornare sul nome di Florigerio, e infine, in una nota della prima edizione dell'Officina Ferrarese, assegnarlo all'affascinante amico friulano del Dosso. Artista fra i più estrosi giorgioneschi di terraferma, scrive Longhi, e fra questi il più simile al Dosso Giovine, tra il 1515 e il 1520. I confini del gruppo di dipinti assegnati a questo artista furono poi delineati in un articolo apparso su Paragone nel 1960. Contemporaneamente alla proposta longhiana, una decisa virata a favore del Florigerio si ebbe infine quando Remigio Marini, nella monografia pubblicata nel 1956, dedicava al pittore friulano, ne argomentava l'esecuzione intorno al 1530, dopo che l'artista, colpito da un bando d'esilio per aver ucciso un uomo, fu costretto ad allontanarsi dalla provincia di Udine, passando probabilmente per Treviso, dove avrebbe lasciato testimonianza del proprio passaggio il Cristo morto. Per giustificare, ecco qui vi mostro, ho messo due esempi di questo pittore affascinante, misterioso, l'amico friulano del Dosso, due ritratti celebri, uno di Cleveland, il gentiluomo con la lettera, e l'altro invece collezione privata, il ritratto di gentiluomo con la spada. Per giustificare tale attribuzione, Marini chiamava in causa il gigantismo pordenoniano, solido ed energico, delle ante della chiesa di San Rocco, dipinte tra 1527-28 circa. Scrive Marini: qui poi il pittore ricerca il grandioso e il monumentale, la riduzione del pittorico alla quasi esclusiva dialettica dell'ombra-luce. L'effetto è imponente, il modulo gigantesco del pordenoniano San Cristoforo diventa il modulo stesso del Cristo morto, dove è ripreso la riposo e il gonfio delle cosce, strette dal drappo. La lettura data da Marini, infine, è stata accolta da altri artisti, da altri studiosi. Fra i primi, invece, ad esprimere riserve sull'ipotesi longhiana fu Anchise Tempestini, che giudicava l'amico friulano del Dosso un mosaico suggestivo ma improbabile, mentre altri studiosi, come per esempio Bacchi, che più volte si è occupato di questo argomento, hanno preferito estrapolare dal corpus dell'amico friulano del Dosso il dipinto di Treviso e proporre invece l'ipotesi di un pittore veneto del 1520 circa. Non meno scettico, Tempestini si mostrò anche in merito all'assegnazione del quadro al Florigerio, giudicato dallo studioso di qualità troppo alta rispetto alle capacità oggettive del pittore friulano, che emergono sia dal confronto con opere realizzate nel primo periodo friulano, sia con opere eseguite durante il successivo soggiorno padovano, come il Politico di San Bovo, che il pittore firmò e datò il 7 maggio 1533, attualmente smembrato tra diversi musei e collezioni.
Effettivamente, basta guardare lo scomparto centrale raffigurante Cristo morto sorretto dalla Vergine oggi all'Accademia dei Concordi di Rovigo per rendersi conto dello scarto qualitativo fra le due opere, di come nella Pietà del Polittico di Bovo la forma sia meno spettacolare, più liscia, quasi tirata al lucido ed insufficiente impalcatura ossea rispetto al Cristo morto di Treviso, per dirla con le parole stesse di Marini, più gonfia che muscolosa. Al di là di certe suggestive accensioni cromatiche, ori, rossi, che in alcuni brani del dipinto denunciano un'evidente filiazione al giorgionismo di terraferma, così come potremmo ritrovare in un Dosso, in un Romanino, ma nello stesso Giorgione del concerto Mattioli, ciò che andrebbe meglio spiegata di questo dipinto, credo, è la fortissima componente michelangiolesca che emerge. Spero di non forzare troppo la mano, ma mi sembra basti un confronto con una figura della Volta Sistina per chiarire che una delle chiavi per leggere Cristo di Treviso è proprio Michelangelo. Fa impressione la capacità di leggere il confronto, di non farsi schiacciare dall'autorità dei modelli. D'altra parte siamo di fronte a un'interpretazione di Michelangelo tutt'altro che intellettuale, a un modo di dipingere che anticipa certi risvolti del naturalismo del Seicento, così da incantare evidentemente anche Ridolfi e Boschini. Personalmente non so dare un nome al suo autore, ma certamente bisogna porlo a fianco di quei padani che sulle orme di Tiziano, intorno al 1520, si provano in questo confronto titanico. A dettare le coordinate di un'attribuzione al maestro di Castelfranco dovette giocare un ruolo determinante anche la fama del soggetto, legata ad un prototipo giorgionesco che, sappiamo dalle notizie di Michiel, Michele aveva visto in Carmen Dramin così descritto: «È il Cristo morto sopra il sepolcro, con l'anzol che sostenta, fu demande esorso da Castelfranco, reconzato da Tiziano». Dunque un altro dipinto iniziato da Giorgione e terminato da Tiziano dopo la morte del maestro. Da quel dipinto, reso mitico dalle fonti, discende una lunga serie di interpretazioni e varianti realizzate dagli eredi di Giorgione. Tra questi vi mostro soltanto bellissimo Cristo morto sorretto da due angeli, da tre angeli Giovanni Cariani, conservato nel Museo Civico a Medioio di La Spezia. Il dipinto forse è più vicino, non dal punto di vista formale, ma da quello compositivo, al nostro quadro di Treviso. La costruzione della scena in tralice, su diagonali sapientemente calcolati a fini emotivi devozionali, la lunga prospettiva sul paesaggio, l'intensità gestuale e l'articolazione delle membra di Cristo proiettati in profondità non sono poi così distanti. La fama del quadro Vendramin oltrepassò il Cinquecento, diventando uno dei cavalli di battaglia di Pietro della Vecchia. Penso debba necessariamente, ma mi pare anche dal Pozzolo è convinto di questo, deve necessariamente derivare da quel prototipo, tant'è che nelle guide antiche fu attribuito a Giorgione, e solo negli anni 60 del Novecento ricondotto al nome di Pietro della Vecchia, da Fiocco e Rodolfo Pallucchini. In realtà non sfuggì nemmeno al più attento di Cavalcaselle, che nella seconda perlustrazione della collezione Tadini nel 1866, nel suo taccuino appuntò «No Giorgione, pittore del XVII secolo». La manipolazione operata dall'artista al confine tra imitazione e falsificazione è tradita dalla figura dell'angelo, il cui profilo deriva chiaramente da quello dell'arcangelo Raffaele nella paletta con Tobbiolo e l'angelo, dipinta da Tiziano intorno al 1540, a San Marziale, ora in deposito nella chiesa della Madonna dell'Orto. Un dipinto citato da Vasari che ebbe grandissima fortuna nel corso del Cinquecento e oltre, tanto da essere replicato più volte anche da Padovanino. D'altra parte, ugualmente suggestive, appare, ugualmente suggestivo, appare il confronto con certe soluzioni compositive proposte da Giovanni Cariani nel compianto del Museo Spezzino, così da proporre, immaginare, un prototipo di riferimento comune. Si vedono per esempio le analogie con la posa delle gambe di Cristo, incrociate in obliquo, e la proiezione dei piedi sul primo piano. L'inserto tizianesco, credo, finiva così per diventare una sorta di garanzia del legame con il più antico dipinto citato da Michele, Madre Zorzona da Castelfranco, reconzato da Tiziano, che poteva essere sfruttato più e più volte con varianti sempre diverse. Vorrei ricordare infine che la tela di Rovere effettivamente entrò nella collezione Tadini nel 1813 come opera della Vecchia, e solo dopo la pubblicazione del manoscritto di Michiel nel 1833 venne rinominata dal conte stesso, prima come opera di Tiziano e poi di Giorgione.
Sarebbe bastato della vecchia ruotare letteralmente il modello di 90 gradi e aggiungere un paio di angioletti per ottenere una nuova e altrettanto efficace immagine da immettere sul mercato, sollecitando contemporaneamente le lodi di Boschini, ma anche gli avvertimenti. Cosa dirò del vecchio singular pittore de tutta botta, anzi de cima, che il suo nobile pennello ognuno stima e ognuno gode di quel suo operare? Le simie di Zorzone, fa il conto giusto. E scimmie di Giorgione, badate bene.